Buongiorno, ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi ho preparato un video un po' particolare perché oggi è match day, l'altra volta per il match day io non ero a casa, dato che ero appunto a Torino, pronto ad andarmi a vedere la partita tra Juventus e Como finita nel migliore dei modi. E in realtà oggi ho un po' di effetto nostalgia, anzi una vera e propria crisi d'astinenza, perché le ultime due partite ufficiali della Juventus io le ho viste dallo stadio, sono state due vittorie, quella con Montero contro il Monza e quella con Thiago Motta all'esordio contro il Como. Quindi questa è la prima partita delle ultime due. Tra l'altro, due partite vinte di fila non le vedevamo da gennaio, quindi sono stato presente allo stadio per le due partite vinte consecutive, che era diventato quasi impossibile. E oggi invece non ci sono, mi dispiace tantissimo di questa cosa. Veramente, questa credo che sia una grande vittoria per il tifo juventino, perché eravamo arrivati ad avere un po' l'ansia delle partite, invece ora oggi ho entusiasmo. Poi l'ansia cercherò di farvela venire lo stesso perché è giusto tenere le antenne dritte, però la prima cosa che mi viene in mente è entusiasmo, anche all'interno di una partita, quella di oggi, quella di Juventus è comunque in seria emergenza. Perché effettivamente rispetto alla prima gara abbiamo perso Weah e abbiamo perso Thuram, abbiamo aggiunto Kalulu, abbiamo Danilo a mezzo servizio, ma la rosa oggi non è completa. Nico Gonzalez, Francisco Conceição, che in questo momento sta svolgendo le visite mediche, Nico che invece è già ufficiale, non saranno disponibili. Non ci saranno oggi, quindi è l'ultima partita questa in cui dovremo stringere un po' i denti e poi dalla prossima, quella con la Roma, dovremo riuscire in teoria ad avere tutta la rosa completa, anche perché si gioca il 1° di settembre a mercato concluso e vedremo, dato che Sancho e Koopmeiners sono sempre obiettivi non caldi, roventi per la Juventus, soprattutto Koopmeiners. Nella serata di ieri sera è iniziata a circolare la voce che l'Atalanta fosse molto vicina a dare l'ok definitivo al trasferimento del centrocampista olandese a Torino. Su Sancho invece si era parlato anche di Chelsea che si era inserito, ma ci sta che il Chelsea abbia bisogno di qualche giocatore, in effetti. Non vorrei mai che potessero presentarsi con 12-13 effettivi al massimo, dato che la loro rosa è molto molto corta, molto scarsa, quindi avrebbero bisogno di un altro innesto, magari in prestito, sì, come Sancho, perché hanno nettamente bisogno di giocatori. Dai, io mi rifiuto di credere che il Chelsea possa essere interessato a Sancho. Cioè, proprio voglio farmi un favore. Quindi io questi giorni li vivrò con molta, molta tranquillità, vi dico la verità. Perché so che questo signore qui, con gli occhiali da sole, eccolo qua, sta provando a fare il meglio possibile per la Juventus. Sta cercando di fare anche un doppio colpo con Koopmeiners più Sancho, che dopo Nico, dopo Conceição era veramente insperato. Quindi io vi dico la verità, sarò molto molto tranquillo in questo mercato. La Juventus deve arrivare a Koopmeiners. Lo sappiamo, ci siamo raccontati mille volte questa storia. Se poi oltre a Koopmeiners arriva anche a Sancho, tanto è riguadagnato. Tanto era qualcosa che non mi aspettavo. Quindi voglio viverla proprio con tranquillità. Vi dico che, dato che sono a casa, ovviamente oggi ripartiremo anche con le live reaction su Twitch. Ho già preparato qualche emoticon nuova, una la vedrete già adesso, più qualche sorpresina insieme a voi. Però, dato che vi ho promesso che oggi avremmo fatto un video un po' diverso, mettete un like ovviamente a questo contenuto, scrivete nei commenti quelle che sono le vostre sensazioni, le vostre emozioni a poche ore dal fischio d'inizio di Juventus e la Sverona, anche al netto di quelle che sono state le partite del fine settimana, dove il Napoli e l'Inter hanno vinto la prima partita, il Milan invece no, la Roma nemmeno, e quindi la Juventus stasera avrebbe la possibilità di andare in testa al campionato in solitaria a 6 punti, ma è ancora un po' prestino per guardare queste cose, le lasciamo da parte. L'importante è riuscire a dare continuità di rendimento alla prestazione e al risultato che abbiamo visto nella prima gara. E quindi mettetevi comodi perché adesso andiamo a vedere un po' di statistiche, la probabile formazione e ci concentriamo anche sull'Hellas. Eccoci qua. Questa è la nuova schermata che ho creato. Qui in alto, sopra di me, avete il QR code per rimanere aggiornati su tutti i miei contenuti, su tutti i miei social network. Quindi scannerizzate questo QR code se siete interessati a tutto quello che faccio su internet, e invece di fianco a me abbiamo una delle nuove emoticon che saranno riservate agli abbonati di Twitch. Questo è il sito della Juventus, ok? Testa a testa. Ieri Thiago Motta aveva parlato anche un pochino di quelle che erano state le ultime trasferte della Juventus proprio a Verona, e io leggendo questi dati lasciati dal sito della Juve, se prima ero tranquillo, entusiasta, rilassato, non vedo l'ora di scendere in campo, oggi dico,
Tutte le 12 vittorie dell'Hellas Verona contro la Juventus in Serie A sono arrivate in gare casalinghe. Perfetto. Speriamo che la tredicesima possa essere tra qualche anno. Contro nessuna squadra, infatti, i veneti vantano più successi interni che contro i bianconeri. 12, come contro Napoli, Sampdoria. Napoli, tra l'altro, settimana scorsa. Bene, siamo la vittima preferita dell'Hellas Verona quando giochiamo in casa loro. Buono non sapere, grazie Juve per questa statistica. La formazione scaligera ha realizzato 40 gol in casa contro la Juventus. Solamente contro il Milan, 42, ha fatto meglio nel massimo campionato. Grazie sito della Juventus nuovamente per farci sapere di questa statistica. Con 2 gol presi andremo primi insieme al Milan, con 3 gol presi saremo la squadra preferita dell'Hellas Verona in Serie A per gol fatti. Bene, in casa, ottimo. L'Hellas Verona è rimasto imbattuto in 8 delle ultime 10 gare interne contro la Juventus in Serie A. 3 vittorie e 5 pareggi. In questa striscia entrambe le formazioni hanno segnato, realizzato 16 gol al 20 gol. Ottimo! Un'altra ottima notizia, fenomenale. La Juventus ha segnato in tutte le ultime 11 trasferte contro la Verona in Serie A, dopo che era rimasta a secco di gol in 10 delle precedenti 22 sfide esterne contro avversari di giornata alla competizione. E questa, finalmente, è una buona notizia. La Juve che comunque qualcosina contro l'Hellas fa. Queste prime 3 statistiche invece sono da mani nei capelli. Veramente mi viene soltanto che da piangere. Ok, ora che ho avuto la vostra attenzione, vi ho rimesso un pochettino su quel binario comunque dell'incertezza, della... Oddio, quindi non è scontato, oh mio Dio. Benissimo, dato che comunque sia noi che l'Hellas abbiamo vinto 3-0 l'esordio, soltanto una tra Juventus e Hellas può andare in testa alla classifica vincendo questa partita. Rimaniamo concentrati, rimaniamo calmi, andiamo a vedere la probabile formazione. Perché poi non è nemmeno così facile indovinare la probabile formazione della Juventus, perché è vero, ci sono pochi giocatori a disposizione, però Thiago Motta potrebbe cambiare le carte in un qualsiasi momento. Nessuno si poteva aspettare Bangula titolare alla prima del campionato, invece questa cosa è accaduta. Ci aspettiamo una riconferma, a maggior ragione dato che Weah ci ha pure fatto male, infortunato, non è convocato. Quindi io ipotizzo che la Juve possa scendere in campo con il suo solito 4-1-4-1 con Yıldız e Douglas Luiz dietro Vlahović. Perché questa soluzione sarebbe interessante? Beh, sarebbe un po' il copia e incolla del secondo tempo, eccezion fatta che qui c'era Locatelli e qui c'era Kefren Turam, in cui la Juventus aveva schierato Cambiaso alto, Savona terzino. Abbiamo già parlato di questo anche durante l'analisi tattica che abbiamo portato in settimana, però il movimento della Juventus in fase di costruzione diventerebbe qualcosa di questo tipo qua, con Gatti e Cabal che andrebbero a fare i braccetti di difesa, con Bremer che diventerebbe il centrale della difesa 3, Cambiaso in cabina di regia a dare una mano a Locatelli, Yıldız e Douglas Luiz molto vicini a Vlahović alle sue spalle, e Bangula e Savona che avrebbero il compito di dare ampiezza alla squadra. Tra l'altro, coincidenza delle coincidenze, i due giocatori della Next Gen sarebbero i due giocatori in grado di dare ampiezza, con Yıldız, che è ex Next Gen ormai perché sono prima squadra, con Yıldız che sì, adora partire invece un po' più da sinistra, Douglas Luiz che invece potrebbe abbassarsi un po' di più. Quindi questa è la zona forse con meno pressione della Juve, quindi Douglas Luiz deve essere bravo a non abbassarsi troppo, così come Yıldız a rimanere un po' più centrale. Però poi andremo a formare il solito quadrato per gestire il possesso della palla nel migliore dei modi e andare a creare superiorità numerica a centrocampo contro gli avversari che giocano con un centrocampo a 3. Quindi secondo me questa sarà poi un po' l'impostazione della Juventus all'interno della partita, con ovviamente questi 11 titolari. Dovrebbero esserci delle modifiche nell'11 che ho preventivato, poi ci sarebbero dei movimenti che potrebbero cambiare, ma sempre con 5 giocatori davanti per la Juve. Questo invece è il sito della Serie A. Io non mi stancherò mai di dire, una delle veramente poche cose davvero buone che fa la Lega Serie A è fornirci delle statistiche interessanti, anche se quest'anno ho visto che sono meno rispetto agli altri anni. Non so perché, se perché siamo all'inizio del campionato, quindi non hanno ancora completato tutto, però vabbè, andiamocela a vedere. Sono le statistiche confronto di queste prime 2 partite di Serie A, quindi ovviamente una statistica molto parziale, che vuol dire poco, però Juve-Hellas, 3 gol fatti a testa, 0 gol subiti, la Juventus che ha tirato 13 volte in totale contro l'Hellas che ne ha tirate 9, 7 in porta per la Juve, 4 per l'Hellas, quindi una percentuale di realizzazione clamorosa, 4 tiri in porta, 3 gol, follia, con 3 assist contro i 2 della Juve. Ecco, adesso iniziamo invece le statistiche un po' più interessanti. Perché la Juve ha fatto 484 passaggi all'interno della prima partita, l'Hellas solo 185.
la Juventus ha avuto una percentuale di precisione passaggi del 92%, che è altissima, l'Hellas soltanto il 67%. Sulla tre quarti la Juventus ha giocato ben 63 palloni, l'Hellas solo 40. Poi l'Hellas è una squadra che picchia, 15 falli contro gli 11 della Juve. Dribbla un po' come noi, dal punto di vista del dribbling invece è una squadra che punta tanto, 6 dribbling per l'Hellas, 7 per la Juve. Baricentro un po' più basso rispetto a quello della Juve, fuori gioco la Juve più dell'Hellas, ma la cosa veramente che sorprende è il discorso relativo alla percentuale di possesso palla, il numero di passaggi, alla precisione dei passaggi e al fatto che comunque l'Hellas è una squadra che apprezza chiudersi. Per tornare un po' anche a quella che era stata la conferenza stampa di ieri di Thiago Motta, dove aveva spiegato che sì, l'Hellas è una squadra che non ha necessità di avere il possesso della palla, gli interessa più che altro la ripartenza, quindi abbiamo visto l'aggressività dell'Hellas che sarà sicuramente una chiave della gara. E qui abbiamo, va bene, i giocatori che hanno corso di più all'interno delle gare. Beh, interessante vedere Yildiz al secondo posto, ma questo non mi sorprende perché ne avevamo parlato anche nell'analisi e dicevo che Yildiz per me aveva fatto uno splendido lavoro in fase di non possesso. Invece lato Hellas sono diversi giocatori che in realtà hanno corso e anche abbastanza, anche se la Juve ha corso di più in realtà, come potete vedere, rispetto all'Hellas ci sono dei giocatori della Juve che hanno corso di più, però attenzione a Duda, che è sempre quel giocatore lì che dà fastidio a centrocampo, perché è uno di quelli che si nominano sempre poco, di cui si parla sempre poco, ma poi in campo secondo me per squadre come l'Hellas diventano importantissimi, e infatti è il giocatore che ha corso di più in assoluto nella gara di esordio di Serie A dell'Hellas, dove ha vinto 3-0 contro il Napoli. Signori, questa era l'analisi che volevo portarvi con un po' di statistiche, di curiosità, la formazione e anche di dati relativi alla partita precedente, quella di esordio. È una sola partita ovviamente, quindi non abbiamo tanto brodo a disposizione, però intanto l'abbiamo fatto. Le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo stasera su Twitch per la live reaction e ovviamente poi su YouTube per tutti i contenuti post partita. Un abbraccio.